della cittadina. È un borgo che racconta la storia del nostro paese dall'epoca preromana fino al Risorgimento, e abbiamo pensato che uno strumento molto efficace e diretto sarebbe potuto essere il cinema. In questo caso ci siamo rifatti al corto storico e anche il film e documentario. Ha avuto un grande successo, abbiamo avuto la sala piena sia nelle due giornate dove sono stati proiettati tutti i filmati, parte dei filmati che ci sono pervenuti. E vincitore di questa prima rassegna, che ci auguriamo poi il prossimo anno diventerà un vero e proprio festival del corto storico, è stato La matita rossa di Dellae, un corto che racconta le vicende della Grande Guerra, dove viene messo in mostra diversi elementi di questo poi centenario che c'è anche stato della guerra patriottica, in cui viene raccontata la fucilazione da parte dei soldati, l'irredentismo. Quindi insomma è stato un vero corto molto forte e diretto. Una giuria composta da tante personalità, professori, c'era anche il sindaco. Come premio sono state anche coinvolte le scuole di Mentana? Assolutamente sì, in realtà diciamo che il premio è stato realizzato da una scuola di Monterotondo, un garibaldino costruito dai ragazzi, progettato, poi hanno anche realizzato un fumetto che racconta le vicende di Garibaldi. La giuria sì, era una giuria vasta, ho fatto parte anch'io come direttore del MUGA, del Museo Garibaldino, il sindaco, e persone che provengono dal mondo del cinema e della regia. L'obiettivo, ecco, lo ha già detto, è quello di far diventare questa prima rassegna un vero e proprio festival che attiri anche i turisti e i romani, sì, proprio a Mentana. Ci sono anche però dei progetti che riguardano il MUGA, il Museo Garibaldino. Assolutamente sì, l'assessore alla cultura Barbara Bravi, da cui è partita questa idea per valorizzare il patrimonio culturale, è in collaborazione con il Museo Garibaldino di Mentana, il quale stiamo lavorando all'interno del museo per preservare, per tutelare e quindi valorizzare il patrimonio culturale del museo, che all'interno ha un'esposizione di camicie garibaldine molto particolari, molto rare, e ognuna di queste racconta la storia di un personaggio che ha combattuto per le guerre patriottiche. Quindi noi insomma ci auguriamo anche con l'aiuto di questa rassegna e futuro festival cinematografico di attirare l'attenzione anche nei confronti non solo degli amanti del cinema e della storia, ma anche magari di privati che ci possono in qualche modo aiutare a preservare e a valorizzare ancora di più quello che noi abbiamo all'interno del museo. Allora in bocca al lupo a Manuel Balducci, direttore del Museo Garibaldino, anche in vista di questi progetti futuri di cui ci ha parlato. Terza e ultima segnalazione.